Allora penso che possiamo iniziare. Allora, benvenuti a tutti voi, laureandi, relatori, correlatori e pubblico presente a questa seduta di laurea magistrale in ingegneria elettronica. Oggi abbiamo il piacere di avere quattro nostri studenti, laureandi e magistrali che presenteranno il loro lavoro. Come ormai da nostra tradizione per le lauree magistrali, il rispettivo relatore introdurrà brevemente il lavoro di ciascun candidato prima della presentazione. Allora, se vogliamo procedere in ordine alfabetico, direi a questo punto quindi di iniziare dal primo candidato. Elenco comunque in ordine quali saranno i nostri laureandi. Sono Simone Celli con la relatrice, la professoressa Arianna Mencattini, Francesco Dionisi, il cui relatore è il professor Aldo Di Carlo, Gabriele Antonino Foti, il cui relatore è il professor Marco Ottavi, e Elisa Nonni, il cui relatore è il professor Aldo Di Carlo. Allora, a questo punto faccio soltanto l'avvertenza di spegnere tutti quanti i microfoni, salvo naturalmente il relatore e relatrice che devono parlare prima e il candidato che dovrà fare la presentazione. A questo punto chiederei quindi a Simone Celli di cominciarsi a preparare la propria presentazione, quindi ad aprire il proprio PowerPoint senza ancora condividere lo schermo, e al momento poi che dovrà prendere la parola di attivare la condivisione della propria presentazione. Allora, a questo punto faccio soltanto l'avvertenza di spegnere tutti quanti i microfoni, salvo naturalmente il relatore e relatrice che devono parlare prima e il candidato che dovrà fare la presentazione. A questo punto chiederei quindi a Simone Celli di cominciarsi a preparare la propria presentazione, quindi ad aprire il proprio PowerPoint senza ancora condividere lo schermo, e al momento poi che dovrà prendere la parola di attivare la condivisione della propria presentazione. Allora, a questo punto quindi invito Arianna a farci una breve presentazione di quello che è stato il lavoro di Simone che hai seguito. Grazie. Ok, buongiorno a tutti. Allora sì, una brevissima presentazione. Simone ha ripreso, diciamo, in mano la sua laurea, no, dopo un po' di tempo, però ce l'avamo già visti perché proprio in virtù, diciamo, del suo lavoro, perché diciamo lavora e anche in virtù quindi di alcune competenze di image processing che, diciamo, di cui aveva avuto bisogno, ce l'avamo già visti prima di quando poi è venuto a chiedere la tesi. E quindi lui, diciamo, ha messo un po' a fattor comune le sue competenze, perché lui lavora per una ditta che in qualche modo fa monitoraggio, diciamo, delle strutture del nostro paese, ponti, gallerie e strade e quant'altro, quindi insomma un tema molto caldo, proprio perché poi ci siamo visti proprio poco dopo che era successo il ponte di Genova, quindi insomma poi c'è stato il lockdown, quindi insomma si è trovato un po' in tutte le catastrofi, diciamo, che ci hanno un po' visto in questo posto. Quindi
Lui ha messo a fattor comune le sue competenze di image processing in un contesto medico, quindi biomedicale, completamente diverso. Quindi gli studi che ci stanno vedendo coinvolti, in cui diciamo, acquisiamo contesti biologici attraverso dei microscopi e cerchiamo di comprendere i fenomeni che, diciamo, sono, che avvengono sotto al microscopio. In particolare, siccome Simone aveva delle competenze di ricostruzione 3D da fotogrammetria, abbiamo, diciamo, un po' trasferito questa competenza nel contesto della microscopia 3D a basso costo, quindi sfruttando dei microscopi praticamente classici con una movimentazione del piano Z, abbiamo tentato quindi di avere una visione 3D di praticamente acquisendo solamente piani focali differenti sostanzialmente, quindi diciamo un task challenging, insomma. Quindi lui presenterà sia un'analisi di tipo simulativa, quindi in cui ha ricostruito, diciamo, ha creato degli scenari 3D e poi abbiamo simulato l'acquisizione di vari piani focali e poi ha applicato questo ad un contesto biologico reale, un contesto di studi di fertilità diciamo, ofori di pazienti con degli oociti, quindi insomma, vi farà vedere un pochino il contesto biologico diciamo, di cui poi si è occupato. Quindi è uno studio preliminare, il primo studio che facciamo in questo campo, quindi questo, diciamo, è il contesto. Prego. Bene, ora provvedo a... Buongiorno a tutti, provvedo a condividere la presentazione. Ok, salve a tutti, sono Simone Celli e, come ha anticipato la professoressa, il mio lavoro di tesi riguarda quindi lo sviluppo di nuovi metodi per la ricostruzione 3D e, e il tracciamento per applicazioni biomediche. Nota, oltre alla relatrice professoressa Arianna Mencattini, il mio correlatore è stato il professore Eugenio Martinelli, che ci ha seguito nella fase, in questa fase di studio. Per quanto riguarda la struttura della presentazione, vi mostreremo tutti i metodi sviluppati e la validazione tramite modelli Phantom, con una piccola, adesso breve introduzione all'imaging method medico e alla microscopia ottica. In ambito medico, l'imaging è molto utilizzato per l'analisi clinica. Basti pensare a un'ecografia, a una TAC o addirittura o a una PET, che restituiscono, seppur con principi fisici completamente differenti tra loro, restituiscono comunque delle immagini o dei modelli dal forte contenuto informativo. Comunque, nonostante l'applicazione, diciamo, di queste tecnologie, l'uso del microscopio ottico comunque in diagnostica risulta ancora preponderante, comunque, principalmente per la sua facilità e per il suo basso costo. A questo punto abbiamo, come lavoro di tesi, si è cercato di individuare, di fare una ricerca iniziale sulle attuali tecniche di ripresa di ricostruzione 3D basate su una semplice ripresa fotografica, quella che è, diciamo, anche quella del microscopio ottico. Prima fra tutti, infatti, si è pensato a utilizzare una tecnica come la fotogrammetria, una tecnica sì largamente utilizzata, come aveva anticipato la professoressa, in infrastrutture, topografia, architettura o addirittura archeologia, ma ha un vincolo fondamentalmente, che necessita la ripresa dell'oggetto da ricostruire da più punti di ripresa, da più punti di vista, cosa impossibile da applicare, da implementare con un semplice microscopio. Si può anche considerare l'uso di tecnologie come laser scanner o luci strutturate, addirittura a supporto della ripresa fotografica, per ottenere questa informazione sull'asse Z degli oggetti, però risultano di difficile implementazione, se non magari con altissimi costi, su organismi microscopici, gli organismi microscopici che riprendiamo con il microscopio ottico. A questo punto il lavoro di tesi è stato suddiviso in quattro macroblocchi. Inizialmente si è individuato un processo di ripresa adatto e implementabile facilmente su un microscopio ottico.
Dopodiché si sono individuati quelle grandezze necessarie ai fini della ricostruzione e del tracciamento degli oggetti per la ripresa suddetta, e per poter poi procedere allo studio del metodo di ricostruzione 3D e validarlo, diciamo, valutarlo in termini qualitativi, è stato ritenuto necessario sviluppare una serie di modelli phantom, di modelli virtuali, di cui si conosceva a priori la struttura e la dinamica, in modo da poterne valutare anche la resa dei modelli 3D ricostruiti. E infine sono stati a questo algoritmo opportunamente validato, è stato poi applicato su una ripresa sperimentale reale tramite un setup di ripresa su un microscopio, installato su un microscopio. Il processo di ripresa, come aveva anticipato la professoressa, è detto ripresa multifocale, che consiste nel osservare, quindi consiste nel acquisire un determinato numero di fotogrammi con differenti piani focali, e la velocità di ripresa di questi piani focali è tale da poter osservare quindi lo stato dell'oggetto su tutti i piani, sempre lo stesso stato, invariato. Questo è possibile applicarlo facilmente, questa tecnica, su un microscopio ottico, proprio andando ad agire sulla andando a motorizzare praticamente l'asse ottico del microscopio e eseguire una sequenza di fotografie. Per quanto riguarda la ripresa sperimentale su cui, diciamo, ci siamo focalizzati, si basa la ripresa di un aggregato, di un cumulo oforo, che è un rivestimento che copre un'ovocita, e lo studio e diciamo lo studio della di questa struttura e della sua dinamica, non solo sul piano XY ma anche sulla terza dimensione, risulta fondamentale ai fini della valutazione della qualità, diciamo, di questa ovocita per la fecondazione assistita. Quindi non basta, per questo tipo di studio non basterebbe solo la ripresa classica al microscopio, ma risulta necessario studiare anche la dinamica lungo l'asse Z. Infatti, questo processo ha una dinamica di espansione abbastanza lenta da poter permettere di applicare facilmente il metodo di ripresa multifocale, e permetterci di ottenere ben 30 fotogrammi a differenti piani focali in un tempo abbastanza breve da considerarsi istantaneo. In tutto si sono ottenuti quindi 108 per la ripresa sperimentale, 108 set di fotogrammi che hanno rappresentato in toto tutta la dinamica dell'evoluzione del cumulo oforo. Ora non so se dalla slide si vede bene, ma questa ripresa video rappresenta in certo modo la dinamica di espansione del cumulo oforo fino alla sua disgregazione, come se lo vedessimo con una ripresa classica al microscopio, quindi con un piano focale fisso. Si vedrà più avanti che questo aggregato ha una dinamica sull'asse Z molto importante e molto interessante da mostrare e da far vedere. Quindi, una volta appurata la ripresa, quale tipo di ripresa applicare al microscopio, siamo andati a ricercare le grandezze adatte o necessarie comunque ai fini della ricostruzione. Prima di tutto è stato necessario individuare un indice per la valutazione della messa a fuoco globale di ogni piano focale. È stato scelto di calcolare l'entropia di questi piani focali, che per definizione l'entropia di un'immagine definisce una misura statistica di casualità e viene utilizzata generalmente per caratterizzare la texture di un'immagine, ma nel nostro caso
diciamo, applicando un opportuno filtro sull'immagine dell'entropia, è stato possibile non solo individuare questo indice di entropia che valuta la messa a fuoco globale dell'immagine, quindi del piano focale, ma ci ha permesso anche già di individuare quelle regioni all'interno del piano focale che sono di interesse ai fini della ricostruzione 3D. Infatti, sul grafico a destra si può notare come per la ripresa che abbiamo visto in precedenza, i piani focali centrali individuano la zona di interesse dove si trova effettivamente l'ovocita. Applicando questo algoritmo su tutti i piani focali per ogni set di fotogrammi, siamo riusciti a questo punto a individuare, individuando il massimo per ogni set di fotogrammi, il piano più a fuoco, così da poter fare già un primo studio sulla segmentazione e un primo tracciamento dell'aggregato. Per fare ciò si è ritenuto necessario quindi acquisire questi piani focali, procedere inizialmente a un'equalizzazione dell'istogramma dell'immagine per permettere in questo modo di esaltare le differenze di intensità di luce e notare subito e permettere una netta segmentazione dell'aggregato dal background, diciamo, dal fondo della ripresa. Dopodiché, attraverso una classica binarizzazione dell'immagine e un'opportuna, necessaria, diciamo, operazione morfologica per rimuovere l'amplificazione del rumore provocata dall'equalizzazione dell'istogramma, si è potuto individuare facilmente quindi l'aggregato, più precisamente il cumulo oforo che circonda l'ovocita. In questo modo abbiamo potuto analizzare solamente in 2D, inizialmente in 2D, la dinamica di espansione del cumulo oforo e si è notato, come già avevamo anticipato in precedenza, come questa dinamica non si sviluppa solamente in due dimensioni, ma le cellule ofore da un certo punto in poi cominciano a circondare anche in alto e in basso l'ovocita e questo tipo di segmentazione non è più possibile applicarla in quanto le cellule ofore che compongono il cumulo oforo vanno a coprire, diciamo, si vanno a frapporre tra il punto di ripresa e l'ovocita e quindi non è più possibile seguire la posizione dello stesso. A questo punto abbiamo pensato quindi di procedere alla ricostruzione 3D. Per fare questo si è ritenuto necessario, avendo a disposizione solamente una ripresa sperimentale, si è ritenuto necessario sviluppare dei modelli phantom, dei modelli virtuali, dove è stata implementata una struttura del tutto simile a quella che si ha con l'aggregato cumulo oforo più ovocita e in più implementare anche una dinamica di espansione che teoricamente si dovrebbe osservare anche sulle riprese reali, sugli aggregati reali. È stato ritenuto necessario fare questi tipi di modelli phantom perché in questo modo noi conosciamo non solo la struttura, ma anche la dinamica di espansione, così da poter confrontare la dinamica del modello phantom con la dinamica del modello, con la dinamica del modello, ricostruito. Simulare la ripresa multifocale, quindi questi modelli phantom sono stati sezionati con tanti piani quanti sono i piani focali desiderati e queste sezioni sono state sovrapposte una all'altra con un effetto blur più o meno intenso rispetto alla distanza dall'iesimo piano focale. In questo modo si sono potute realizzare delle immagini, seppur virtuali, del tutto simili a quelle che si otterrebbero con la ripresa multifocale.
Come detto in precedenza, quindi abbiamo implementato anche due dinamiche di espansione differenti. Una tipicamente simmetrica, dove l'ovocita rimane, l'ovocita virtuale, diciamo, rimane al centro e non si sposta da lì, e tutte le cellule che lo compongono, che lo circondano, vanno ad espandersi radialmente. Mentre un secondo modello, dove l'ovocita inizialmente al centro si sposta lateralmente e diciamo, la dinamica di espansione delle cellule che lo circondano risulta essere non uniforme. Risulta essere non uniforme. Questo tipo di dinamica è stato individuato come è stata scelta questo tipo di dinamica proprio per simulare un effetto che si ha in particolari cumuli ofori, in particolari aggregati, dove si è dimostrata avere un basso tasso di fertilità. Quindi si è ritenuto opportuno comunque simulare questo tipo di dinamica proprio per valutare poi anche il processo di ricostruzione di fronte a questo caso. Per quanto riguarda quindi l'algoritmo di ricostruzione, è stato individuato il processo che si basa anche lui con dell'entropia dell'immagine. L'entropia, quindi, vengono segmentate per ogni piano focale le regioni con entropia più alta e di queste regioni viene individuato il minimo locale. Questo perché l'entropia delle cellule, l'entropia delle particelle risulta massima ai bordi di essa e quindi andando a localizzare il minimo locale si va a individuare il centro delle cellule più a fuoco, il centro delle cellule più a fuoco in quello specifico piano focale. Applicando quindi questo processo su tutti i piani focali per ogni set di fotogrammi che abbiamo costruito per la dinamica dei modelli Phantom, si ricostruiscono i primi modelli e questi modelli naturalmente ora possono essere rappresentati su un piano tridimensionale. Per confrontare quindi questo risultato ottenuto con il modello originale, quello che vedete nel grafico a sinistra, è stato ritenuto necessario applicare un metodo di raggruppamento, un metodo di clustering, così da poter individuare i cluster che individuano le cellule dell'aggregato. E una volta individuati questi cluster, andare a valutare la posizione e la dimensione di questi cluster rispetto alla posizione e alla dimensione delle cellule che compongono l'aggregato. È stato scelto un clustering di tipo gerarchico, principalmente perché aveva una buona capacità nel gestire una grande quantità di dati, in quanto questi modelli comunque restituivano un numero di punti nello spazio 3D molto numeroso, a scapito però di dover dare come input per l'algoritmo il numero massimo. Diciamo il numero massimo, la quantità massima stimata di oggetti da dover individuare, di cluster da dover individuare. Quindi, una volta applicato il processo di clustering, si è andato ad individuare la posizione e la dimensione di ogni cluster e confrontato con la posizione e la dimensione delle cellule che compongono l'aggregato rispetto al modello. Il grafico a destra mostra una mappa della disposizione del modello ricostruito con l'intensità di colore che va a misurare la distanza d'errore rispetto al posizionamento delle cellule. Si nota che globalmente l'errore è contenuto, tranne per alcune regioni dove si notano dei particolari addensamenti delle cellule ofore, e quindi lì la segmentazione e la ricostruzione non è stata molto precisa. Inoltre, vista la possibilità di poter realizzare tanti piani focali quanto desideriamo, quanto vogliamo, abbiamo fatto un test andando ad aumentare il numero di piani focali a disposizione e naturalmente si è notato come la fedeltà di resa del modello ricostruito risulta migliore con un numero
più alto di piani focali. Infatti si stima l'errore medio della posizione dei cluster diminuisce e addirittura anche la stima della dimensione delle particelle individuate si avvicina sempre di più al valore vero. Per quanto riguarda invece i grafici in basso si mostra come la dinamica, come l'errore medio e la varianza dell'errore risulta pressoché costante o comunque pressoché invariato per tutta la dinamica dei modelli Phantom sviluppati. In questo video voglio mostrare comunque come effettivamente il modello 3D rappresentato a sinistra con due punti di vista differenti, una isometrica e isometrica e una con la vista XY, il modello 3D segua abbastanza fedelmente la dinamica di espansione del modello 3D, del modello Phantom originale. Quello che vedete a destra è un piano focale, la vista di un piano focale del modello Phantom. Stesso dicasi per il modello che aveva una dinamica dell'aggregato completamente asimmetrica, con lo spostamento anche dell'ovocita, e si nota come il modello ricostruito segua la posizione dell'ovocita e anche la dinamica delle cellule risulta rappresentata. Inoltre, grazie al processo di clustering, è stato possibile seguire la direzione di propagazione di ogni singola cellula. Questo perché il modello Phantom comunque semplifica la realtà che si ha a disposizione, la realtà del caso, e si nota come nel modello Phantom con una dinamica di espansione simmetrica si ha l'espansione radiale che avevamo progettato per questo modello Phantom, mentre per la dinamica di espansione asimmetrica si nota come avevamo generato due dinamiche di espansione differenti a differenti velocità per un gruppo di cellule rispetto ad un altro, e quindi si è potuto anche estrarre queste direzioni di propagazione, velocità, questa cinematica per ogni singola cellula, per ogni singolo cluster. Infine, l'algoritmo è stato quindi implementato sulla ripresa sperimentale che avevamo all'inizio. Si nota a questo punto un risultato non visibile con la semplice ripresa con la semplice ripresa al microscopio, in cui nella fase finale dell'espansione dell'ovocita praticamente tutto l'aggregato si va a posare sulla piastra di tutto l'aggregato che circonda l'ovocita si va a posare sulla piastra di coltura e si espande, quindi si allontana dall'ovocita perdendo praticamente la funzione primaria che ha l'aggregato, cioè quella di favorire la fecondazione. Con quest'altro video si mostra in modo più dettagliato come effettivamente nella fase iniziale di espansione l'aggregato risulta comunque avere ancora una distribuzione sull'asse Z tipicamente uniforme, quando poi nella fase finale di espansione, detta disgregazione dagli esperti, si nota come effettivamente il modello ha una distribuzione principalmente individuata nella parte bassa e quindi sul fondo della piastra di coltura. Infine, si può dire che è stato individuato e testato un processo di ripresa un nuovo processo di ripresa utilizzando comunque un comune microscopio ottico ed è di facile applicazione su qualunque microscopio. Questi metodi risultano essere di grande interesse per lo sviluppo e la valutazione della fertilità, per gli studi sulla fertilità, e abbiamo notato come effettivamente questi modelli 3D ci permettono di individuare caratteristiche o dinamiche altrimenti non visibili con la semplice ripresa, con la ripresa classica al microscopio. Con la valutazione dei risultati avuti con i modelli Phantom si può proporre di aumentare il numero di piani focali
per una ripresa sperimentale in modo da ottenere un modello più fedele alla realtà e visto che sui dati sperimentali non è stato possibile applicare il metodo di il clustering dei dati in quanto non erano noti la quantità delle cellule che componevano l'aggregato, si è ritenuto, diciamo, è utile individuare un nuovo processo di clustering adatto per questi dati sperimentali, così da poter seguire la cinematica anche delle cellule ofore comunque reali. Questa è la bibliografia di riferimento comunque che cui ci siamo basati per lo studio della dinamica di questo particolare ripresa sperimentale e io avrei finito. Allora, grazie Simone della tua bella presentazione e chiederei alla commissione se ci sono domande e osservazioni al nostro candidato. Se posso fare intanto sono Ottavi. Penso che questa sia stata una presentazione eccellente, l'argomento sia molto interessante, quindi complimenti. Una curiosità, praticamente a questa classificazione avete pensato anche a usare metodi tipo di machine learning invece per questo tipo di seguire il modello, diciamo, che avete creato? Per il machine learning non è stato, diciamo, non è stato considerato. Ma potrebbe essere, ad esempio, un'idea per poter eseguire effettivamente il clustering dei sperimentali. Lì effettivamente, non avendo nota alcune informazioni sulla quantità delle cellule che lo compongono, non solo. Abbiamo notato, diciamo, ci è stato detto comunque che questa dinamica di espansione risulta di difficile. Risulta difficile da seguire in quanto queste cellule nella sua fa, nella, nel suo processo, durante il processo di espansione subiscono anche una mitosi. Quindi effettivamente l'uso del machine learning potrebbe essere, o comunque l'uso, sì, l'uso del machine learning potrebbe essere utile proprio per la clusterizzazione del modello 3D per i dati sperimentali. Quello potrebbe essere effettivamente lo sviluppo, lo step successivo per questo lavoro. Però al momento non è stato considerato, si è voluto utilizzare, ci si è focalizzati su tecniche di elaborazione di immagini o elaborazione dati classiche, ecco, diciamo così. Perfetto, grazie mille. Niente. Bene, Simone, senti, ti volevo chiedere, hai idea eventualmente di altri campi applicativi che possono sfruttare queste tecniche che hai messo a punto, eventualmente anche in campo non medico? Attualmente no, perché effettivamente questa tecnica di ripresa, diciamo, il metodo di ripresa si è basato principalmente, cioè ci siamo focalizzati sul problema, nel senso andare a ricostruire a livello 3D, questo problema, quindi l'aggregato e la sua, effettiva, diciamo, la sua effettiva composizione nello spazio 3D. E quindi ci siamo focalizzati nell'individuare un processo di ripresa adatto per il microscopio ottico, quindi per un tipo di ripresa fissa. Per quanto riguarda fuori, diciamo, da questi campi applicativi, come ho detto prima, la fotogrammetria attualmente è il campo più utilizzato e più applicato proprio per la disponibilità sia delle tecnologie e delle risorse. Però effettivamente questo metodo potrebbe essere implementato qualora non, come ho detto prima, la fotogrammetria è molto potente, permette di ricostruire modelli anche abbastanza dettagliati, però richiede ad esempio la ripresa da più punti di vista. Magari, facendo
fare una implementazione o comunque andare magari a integrare il modello ripreso tramite fotogrammetria e utilizzare magari il modello, la ripresa così multifocale per individuare informazioni sulla profondità in zone dove magari non è possibile accedere, aree dove non è possibile accedere, potrebbe essere un ottimo aiuto. Mi viene da pensare, visto il mio campo di lavoro, come ho detto, nelle infrastrutture, ci sono ponti dove effettivamente al di sotto è impossibile arrivare, sono inaccessibili, quindi magari una ripresa in una zona di sicurezza, qualora magari non fossero disponibili tecnologie come droni o cose del genere, una ripresa da un punto di vista, diciamo, in una zona di sicurezza con differenti piani focali dell'oggetto ci potrebbe permettere di individuare, comunque avere informazioni aggiuntive qualora la fotogrammetria non è in grado di aiutarci. Ok, grazie, perfetto. Niente. Molto bene. E allora, se non ci sono altre osservazioni, direi di congedarci per il momento, okay, da Simone, e qui pregherei quindi di spegnere il microfono. E, perfetto, ok. Allora, proseguiamo a questo punto con il secondo candidato, che è Francesco Dionisi, e il cui relatore è il professor Aldo Di Carlo. Allora, se sì, salve, perfetto, riesco, okay, a sentirti perfettamente, forse non riuscite a vedermi, ma sapete, la situazione è un po' complessa. E ti sentiamo che... perfettamente, quindi presentaci il candidato, che ne abbiamo molto piacere. Esattamente, allora brevemente, allora Francesco si è praticamente ha svolto una tesi di laurea all'interno di un contesto di un progetto che peraltro ha contribuito a sviluppare e adesso è stato approvato dalla Comunità Europea e dunque inizierà a breve. È un progetto che si chiama City Solar, che traguarda un obiettivo molto importante, è quello dello sviluppo delle celle fotovoltaiche trasparenti per applicazioni, diciamo, in integrazione architettonica. E in particolar modo lui ha ottimizzato, come vedremo, l'utilizzo di una combinazione di due tecnologie differenti per arrivare a qualcosa che effettivamente ancora non è stato dimostrato, ma lui ha presentato che è una tecnologia fattibile, dunque, diciamo, è possibile realizzarla in maniera pratica. Questo ha comportato tutta una serie di ottimizzazioni, come vedremo, e dunque ha permesso di andare ben oltre lo stato dell'arte. Ecco, questo è il riassunto della tesi di Dionisi, che verrà poi sviluppata. Essenzialmente noi poi ci muoveremo in base a quello che lui ha progettato per realizzare questi obiettivi. Benissimo, grazie Aldo. Allora, e allora a questo punto pregherei Francesco di mettersi in video. Sì, mi sono collegato e ho anche condiviso la presentazione. La vedete? Benissimo, perfetto, la vediamo. Vediamo te la presentazione. Benissimo. Perfetto. Okay. Ok, grazie. Benissimo. Buongiorno a tutti intanto. Io sono Francesco Dionisi, il mio relatore è il professor Aldo Di Carlo, il mio correlatore è il dottor Daniele Rossi e presento una tesi dal titolo Simulazione di celle solari tandem semitrasparenti per perovskite OPV per applicazioni BPV. Il BPV, Building Integrated Photovoltaics, è un'applicazione del fotovoltaico che si occupa dell'integrazione di pannelli solari in edifici. Il BPV è un settore che si sta espandendo sempre di più. Gli analisti prevedono una crescita costante del mercato che arriverà a raggiungere il valore di 7 miliardi di dollari a livello globale. Ovviamente il tutto è relazionato alla transizione energetica che sta avvenendo in questi anni, ovvero il passaggio da combustibile fossile a energie rinnovabili. Le applicazioni del BPV sono tre e sono l'utilizzo di pannelli solari sui tetti di un edificio, sulle mura ed infine al posto delle vetrate, quindi al posto delle finestre. In questo caso si parla di vetro fotovoltaico. Ed è qui che si inserisce il mio lavoro di tesi. Con questo infatti si è voluto progettare delle celle solari semitrasparenti in configurazioni tandem che permettessero sia di generare abbastanza energia elettrica con un'efficienza di conversione di almeno il 5,5% e con una trasparenza nel visibile di almeno il 50%. In questo modo ci si poteva assicurare, si è riuscita a garantire una illuminazione adeguata degli interni di un edificio.
Vediamo adesso quali sono i parametri principali per descrivere le performance di una cella solare semitrasparente. Il primo tra questi è l'AVT, è un parametro ottico e sta ad indicare la trasmissione media nel visibile. È data dal rapporto tra questi due integrali, dove T di lambda sta ad indicare la trasmittanza della luce, ovvero quanta luce riesce a passare e trasmessa dal dispositivo. La P di lambda è lo spettro solare ed S di lambda invece è la curva fotopica, ovvero la curva di sensibilità dell'occhio umano rispetto alla radiazione solare, che risulta essere diversa da zero nel range compreso tra 380 e 780 nanometri. Il secondo parametro è un parametro elettrico ed è la PCE, l'efficienza di conversione di potenza. Questo è descritto dal rapporto tra la potenza elettrica generata in uscita e la potenza ottica incidente sul dispositivo. Il terzo ed ultimo parametro è un parametro elettro-ottico e prende il nome di LUE, ovvero l'efficienza di utilizzazione della luce. Descritto dal prodotto tra l'AVT e la PCE, viene utilizzato come trade-off tra parametri elettrici e parametri elottici ed è inoltre utilizzato nel momento in cui si vogliono confrontare diverse tecnologie. Per quanto riguarda le celle solari, queste possono essere divise in due categorie, celle solari opache e celle solari semitrasparenti. Le celle solari opache hanno l'obiettivo di massimizzare il fenomeno di assorbimento. Con queste infatti si prevede di avere una PCE elevata e una VT molto bassa, ma prossima allo 0%. Un esempio è quello riportato in figura, ovvero quello di un campo fotovoltaico. Esistono poi, come detto poco fa, le celle semitrasparenti, che si dividono in non selettive e selettive, se appunto l'assorbimento dello spettro, se per l'appunto sono selettive o meno per quanto riguarda lo spettro solare. Le selettive presentano una VT compresa tra lo 0 e il 50% e sono realizzate tramite un'ingegnerizzazione della struttura. Un esempio è quello di realizzare una struttura a film sottile. In questo modo la luce solare non verrà completamente assorbita, ma parte di questa verrà trasmessa. Infine esistono le celle semitrasparenti selettive. In questo caso, con queste è possibile raggiungere una VT compresa tra il 50 e il 90%. Queste sfruttano quindi un assorbimento selettivo nelle due regioni spettrali che non vanno ad incidere sulla VT, ovvero nell'ultravioletto e nell'infrarosso. È quindi possibile realizzare o celle a singola giunzione che assorbono selettivamente, come detto poco fa, o nell'ultravioletto o nell'infrarosso, o meglio ancora una cella solare in configurazione tandem che assorba contemporaneamente nell'ultravioletto e nell'infrarosso. Questa è per l'appunto la soluzione che si è scelta per questo lavoro di tesi, ovvero progettare una cella solare tandem con top cell e cella superiore in perossite. Questa presenta un picco di assorbimento nell'ultravioletto. E come cella solare inferiore invece una cella solare organica, anche chiamata BHJ, bulk heterojunction, con picco di assorbimento nell'infrarosso. In questo modo si riesce a garantire sia un'elevata trasparenza ed inoltre anche un buon assorbimento. Per quanto riguarda le celle solari tandem esistono diverse configurazioni. Quelle analizzate in questo lavoro di tesi sono quelle a due terminali, a tre terminali e a quattro terminali. Queste differiscono non soltanto per il numero di terminali, ma anche per il numero di TCO utilizzati, ovvero il numero di ossidi trasparenti conduttivi, ed inoltre anche per il modo in cui si va a calcolare la PCE. Ovvero, nel caso di struttura a due terminali, deve essere soddisfatta la condizione di matching di corrente, ovvero corrente che scorre nella top cell e nella bottom cell è la stessa. E per cui la PCE totale sarà limitata dalla corrente più bassa, ovvero dalla corrente generata nella cella in cui il processo di fotogenerazione è inferiore. Nella cella a tre terminali e a quattro terminali invece la PCE totale è data dalla somma della PCE della top cell, della cella superiore e dalla PCE della cella inferiore. Il metodo utilizzato per la risoluzione delle simulazioni è il metodo della matrice di trasferimento. Grazie a questo è possibile modellizzare il confinamento del campo elettromagnetico in una struttura multilayer e questo si basa su una descrizione del campo elettrico come onda progressiva e regressiva. In questo modo è possibile studiare fenomeni di interferenza che diventano molto importanti all'interno di una struttura, all'interno di un materiale coerente, ovvero un materiale il cui spessore è comparabile con la lunghezza d'onda, come lo sono per l'appunto i materiali che costituiscono una cella solare. Sulla parte destra della slide possiamo osservare di come il campo elettrico è descritto dalla somma di questa onda progressiva e regressiva, mentre nella parte bassa della slide possiamo vedere di come onda progressiva e regressiva al layer ellesimo sono messe in relazione con l'onda progressiva e regressiva nel layer emmesimo tramite questa matrice S. La produttoria di tutte queste matrici dà la matrice di trasferimento dell'intero sistema che permette di mettere in relazione la luce incidente con la luce trasmessa e la luce riflessa. Per il flusso di lavoro si è partiti dalla scelta del substrato ottimo. Sono stati scelti due diversi substrati, vetro ITO e vetro FTO. Si è poi passati alla progettazione della top cell, ovvero sono stati analizzati gli spessori dei vari elementi che compongono la top cell in modo tale da massimizzare la trasparenza di questa.
Si è poi passato alla progettazione della bottom cell, si è andato quindi ancora una volta a variare lo spessore del layer attivo, della bulk heterojunction, lo spessore dell'azo, il TCA utilizzato, ed infine è stata aggiunta un'ulteriore struttura per migliorare la trasparenza complessiva, ovvero i cristalli fotonici. Si è infine passato alla progettazione della cella solare tandem. In questo caso sono stati fatti variare lo spessore di tutti gli elementi che componevano la cella solare tandem, ed infine è stata aggiunta una certa percentuale di cloro alla peroschite per aumentare e per migliorare le caratteristiche di trasparenza. Iniziamo con la scelta del substrato. I substrati considerati, come detto poco fa, sono due, e sono la struttura con vetro più ATO e vetro più FTO. E sono stati considerati diverse strutture per entrambe le configurazioni, tra quelle presenti in commercio. Per quanto riguarda la configurazione vetro più ATO, è stato scelto un vetro di spessore pari a 1.1 mm e ITO pari a 135 nanometri, in quanto questo permetteva di ottenere un valore di AVT molto elevato e una sheet resistance molto bassa. Per quanto riguardava invece la struttura con vetro più FTO, si è scelto un vetro pari a 0.7 mm e un FTO pari a 290 nanometri, in quanto permetteva di ottenere un valore di AVT molto elevato ed inoltre presentava una sheet resistance molto bassa. Si è poi passata alla progettazione della cella solare in peruschite, ovvero la cella superiore. Sono state considerate due diverse configurazioni, la configurazione NIP e la configurazione PIN. Per quanto riguarda la configurazione NIP, sono state considerate, sono state prese in esame due diverse strutture. La prima, quella sopra, prevede l'utilizzo della titania, il TO2. La seconda, invece, prevede l'utilizzo del diossido di stagno. Con le simulazioni è stato fatto variare lo spessore della peroschite e inoltre lo spessore del TCO. E che è stato scelto tra ITO o DAZO. Dalle simulazioni si è ottenuto che l'AZO permetteva di ottenere valori di trasparenza migliori rispetto all'ITO, e tra le due strutture si è scelta quella con diossido di stagno, in quanto grazie a questo è stato possibile raggiungere valori di trasparenza più elevati, ovvero il valore massimo di AVT ottenuto era del 64.3% con una PC del 7.5%. Quelle svolte adesso sono delle simulazioni ottiche, per cui il valore di PC è stato calcolato a partire dal fill factor e dalla VOC presi da una delle migliori strutture presenti in letteratura, la cui reference è riportata a piedi pagina. Quello che si sta supponendo quindi è di avere una PC ideale, ovvero per ogni fotone assorbito e ogni coppia elettrona lacuna generata, elettrone e lacuna riusciranno ad arrivare agli elettrodi, ovvero probabilità di collezione unitaria. L'altra configurazione presa in esame è la configurazione PIN. In questo caso le due strutture differiscono per l'all transport layer utilizzato, ovvero l'ossido di nickel per la struttura superiore e il PTA per la struttura inferiore. Ovviamente anche in questo caso è stato scelto il TCO tra ITO e AZO. Dalle simulazioni si è tenuto che l'AZO permetteva di ottenere valori di AVT migliori, più elevati, e tra le due strutture si è scelto utilizzare quella con ossido di nickel, perché questa presentava valori di AVT più elevati. Si è poi passata alla progettazione della cella solare inferiore, ovvero la cella solare organica. La struttura è quella riportata in figura. Sono state prese in esame però due strutture. Una prevedeva come ultimo elemento l'azo, quindi un TCO, un ossido trasparente conduttivo. La seconda invece ha utilizzato l'argento, un metallo. Ovviamente con l'azo si è stato in grado di raggiungere valori di trasparenza molto più elevati, poiché l'argento, essendo un metallo, riflette parte della luce. Tuttavia si è deciso di continuare a considerare la struttura con argento, in quanto a questo si è andato ad aggiungere un'ulteriore struttura ai cristalli fotonici che ha permesso di migliorare la trasparenza complessiva della struttura. Vediamo adesso quali sono le soluzioni utilizzate per migliorare la trasparenza della struttura. Il primo è l'anti-reflection coating, o ARC. Questo è un layer di materiale dielettrico che tramite fenomeni di interferenza distruttiva permette di guidare la luce all'interno della struttura, eliminando eventuali riflessioni all'interfaccia. Lo spessore di questo è scelto tramite la legge a lambda quarti, per cui il prodotto tra l'indice di rifrazione e lo spessore è proprio uguale a un quarto della lunghezza d'onda su cui si vuole accentrare la riflessione. Inoltre la riflettanza può essere minimizzata ancora di più scegliendo il quadrato dell'indice di rifrazione di questo materiale come media geometrica dell'indice di rifrazione del materiale precedente e successivo. L'altra soluzione invece per migliorare la trasparenza è l'utilizzo di cristalli fotonici. I cristalli fotonici sono una struttura che permette il passaggio della luce per alcune lunghezze d'onda, mentre riflette altre lunghezze d'onda. Si comportano quindi come un filtro ottico. Un esempio di struttura di cristalli fotonici è il DBR, il riflettore di Bragg distribuito. Questo è realizzato tramite l'alternanza di un materiale ad alto indice di rifrazione e a basso indice di rifrazione. La struttura utilizzata è quella riportata in basso a sinistra e lo spessore dei vari layer è stato scelto utilizzando la legge a lambda quarti, dove in questo caso la lunghezza d'onda è pari a 850 nanometri, ovvero il picco d'assorbimento della cella solare organica, la bottom cell. Tuttavia in letteratura non è presente, quindi non vi sono prove che il DBR risulti essere la migliore struttura che utilizza i cristalli fotonici.
Quindi è stato preso quindi da questo articolo, la cui reference è riportata a piedi pagina, un'ulteriore struttura, il cui un'ulteriore struttura insieme a questa è stato riportato il dimensionamento. Sono state fatte inoltre delle simulazioni per vedere se esistesse un dimensionamento migliore, per l'appunto è stato trovato ed è quello riportato nella parte bassa della figura. Come vedremo nelle prossime slide, le simulazioni sono state fatte con tutte e tre le strutture, ovvero DBR, cristalli fotonici con dimensionamento dell'articolo e cristalli fotonici con dimensionamento scelto tramite le simulazioni, e si è sempre ottenuto che la trasparenza migliore è stata ottenuta con la struttura trovata tramite simulazioni. Passiamo adesso alla progettazione della cella solare tandem. E si inizia con la cella solare a 4 terminali, questa è realizzata tramite una top cell in configurazione PIN e una bottom cell in configurazione PIN. Sono stati inseriti due layer di anti-reflection coating davanti alla top cell e tra la top cell e la bottom cell. Per quanto riguarda la top cell è stato utilizzato il difluoruro di magnesio, per quanto riguarda la bottom cell invece un materiale organico, il Kapton. Il processo di ottimizzazione è il seguente, ovvero si è partì dalla selezione quindi del TCO, abbiamo detto si è scelto di utilizzare l'AZ, se n'è andato a ottimizzare lo spessore. Una volta scelto questo si è inserito l'anti-reflection coating e se ne è massimizzato lo spessore in modo tale da massimizzare quindi la VT, ovvero la trasparenza della struttura. Si sono poi inseriti cristalli fotonici per quanto riguarda la struttura con argento finale e sono stati confrontati le diverse performance. Infine è stata aggiunta una certa concentrazione di cloro che permettesse di migliorare la trasparenza. Il target che ci si è imposto è stato quello del 55%, ovvero ogni volta si è cercato di raggiungere almeno il 55%. Questo target è stato raggiunto da tutte le strutture tranne che dalla 4 terminali con cristalli fotonici. E si è poi cercato quindi tra tutte le strutture con AVT maggiore o uguale del 50% standard del BPV quella che presentasse la PCE più elevata. Per quanto riguarda la struttura a 4 terminali con azzo finale si è trovata quindi una PCE dell'11.5% corrispondente a un AVT del 50.2% e grazie quindi a una concentrazione di cloro pari a 0.12. Per quanto riguarda invece la struttura a 4 terminali con cristalli fotonici si è ottenuta una PCE del 12.3%, un AVT del 50.1% e una concentrazione di cloro pari a 0.78. Si è poi passato ad esaminare la cella solare tandem a 3 terminali. In questo caso la struttura è progettata tramite una top cell in configurazione NP e una bottom cell in configurazione PIN. Dalla bottom cell inoltre sono stati rimossi il vetro e le ITO iniziali. Questo vale sia per la struttura a 3 terminali che per la struttura a 2 terminali. Il processo di ottimizzazione è sempre lo stesso e in questo caso vediamo che il target del 55% è stato raggiunto. Più nello specifico vediamo quindi che per la struttura con l'azzo si è ottenuta una PCE del 12.6%, un AVT del 51% con una concentrazione di cloro pari a 0.12. Per quanto riguarda la struttura con cristalli fotonici si è ottenuta una PCE del 14.5% con un AVT del 50.5% e una concentrazione di cloro X uguale a 0.6. Si è infine esaminata la struttura a 2 terminali. Progettata da una top cell in configurazione PIN e una bottom cell in configurazione PIN. Ancora una volta il processo di ottimizzazione è sempre lo stesso. In questo caso per quanto riguarda la struttura con azzo finale si è ottenuta una AVT del 52.3%, una PCE dell'11.55% con una concentrazione di cloro X uguale a 0.12. Per quanto riguarda la struttura con cristalli fotonici invece la massima PCE ottenuta è del 9.62%, con un AVT del 52.3% e una concentrazione di cloro X uguale a 0.6%. Si può notare quindi che la PCE ottenuta da queste simulazioni risulti essere più bassa rispetto a quella ottenuta dalla 4 terminali e dalla 3 terminali. Questo è dovuto al fatto che la condizione di matching di corrente va a limitare la PCE globale. Quindi, quello che è stato fatto è selezionare il miglior substrato tra quelli presenti in commercio. Andare a studiare la cella superiore e la cella inferiore. Sono state esaminate diverse strutture in diverse configurazioni. Sono state poi presentate delle soluzioni per migliorare la trasparenza, ovvero l'utilizzo di cristalli fotonici e dell'anti-reflection coating, e poi si è passata all'analisi delle celle solari tandem. Si è osservato che tutte raggiungono il target del 50%, ovvero il target del BPV. In particolar modo quella che ha permesso di ottenere la PCE più alta è la struttura a 3 terminali con cristalli fotonici. Ha permesso di raggiungere una PCE del 14.5%, ovvero quasi il 4% in più rispetto alla miglior struttura presente in letteratura. Con gli sviluppi futuri si passerà a simulazioni elettriche grazie ad un modello di fusion. Come detto inizialmente, infatti, la PCE risulta essere ideale, ovvero non tiene conto di una probabilità di collezione non unitaria. Tramite queste simulazioni elettriche, infatti, si terrà quindi conto di eventuali non idealità. Una volta ottenute delle guidelines, delle linee guida più precise, si passerà ad una futura realizzazione in laboratorio. Io ho concluso, grazie mille per l'attenzione. Benissimo, Francesco, grazie. Grazie della tua
ottima presentazione. Grazie mille. E chiederei a questo punto alla Commissione se ci sono domande o osservazioni per il nostro candidato. Senti, te ne faccio una io così, insomma, sì. Domanda, secondo te, secondo voi, insomma, che ci avete lavorato, quali possono essere, diciamo, dei tempi affinché queste cose qui le possiamo, diciamo, vedere applicate poi anche da un punto di vista anche commerciale, tutto sommato? Certo. Beh, innanzitutto questa tipologia di celle solari si stanno già utilizzando, magari ecco non per quanto riguarda l'utilizzo di vetrate, però ad esempio, come ho riportato in questa slide, è riportata questa struttura. Questo è un edificio che si trova in Germania, su cui sono state per l'appunto utilizzate delle celle solari organiche, in quanto possono essere realizzate su substrati flessibili e quindi si adattano alla struttura. Però esistono diversi progetti che stanno prendendo piede e si stanno quindi sviluppando proprio per l'appunto vetrate fotovoltaiche. Poco tempo fa parlavo con questo dipendente di Trenitalia e mi parlava di l'utilizzo di finestre fotovoltaiche all'interno dei loro treni. Vi erano dei progetti che stavano cercando quindi di implementare quindi questo vetro fotovoltaico per in qualche modo diciamo realizzare un treno smart, ovvero l'illuminazione degli interni sarebbe stata fornita completamente da queste celle solari. Però ecco, io penso che già nei prossimi anni, quindi tra i 5 e i 10 anni, sicuramente in commercio saranno presenti queste strutture e sicuramente sarà possibile utilizzarle anche all'interno di edifici, anche perché basti pensare al Palazzo dell'Eni che si trova all'Eur, parte della vetrata di questo è realizzata tramite questa struttura, quindi è vero che in parte sono ancora dei prototipi, quello che ho fatto io è ancora un prototipo, ovvero una cella solare tandem, però si sta comunque lavorando su questa particolare struttura, su questa tipologia, e quindi nei prossimi anni sicuramente vi saranno applicazioni, come anche a livello commerciale. Ottimo, giustamente. Sì, sì, parlavo in realtà, diciamo, del passaggio da un prototipo ben più che sperimentale, naturalmente, al commerciale. Hai risposto adeguatamente, insomma, giustamente. Sì, per l'appunto, ecco, come dicevo, c'è il Palazzo dell'Eni all'Eur a Roma, infatti, che è certo. Un esempio. Ottimo. Benissimo, Francesco. Grazie. E altre osservazioni? Bene, allora se non ci sono osservazioni ti invito a spegnere il microfono, cosa che hai già fatto, e possiamo passare al candidato seguente, che è Gabriele Antonino Foti, e a cui chiederei di accendere la videocamera. Buongiorno. Buongiorno Gabriele, e a questo punto chiederei al suo relatore, che è il professor Marco Ottavi, Marco, se ci sei, di introdurre brevemente il lavoro del nostro candidato. Eccomi, sì. Sento un po' un ritorno, per qualche motivo, magari se posso notare. Ok, comunque, non rientra, quindi. Comunque, la tesi di Foti parte di una questione. C'è un ritorno di non so che cosa. E se possono spegnere il microfono tutti, escluso. Relativamente all'utilizzo di commercial off the shelf in applicazioni CubeSat nel new space, cioè in questo spazio che viene ormai accessibile anche a operatori commerciali che vogliono entrare nel settore utilizzando dispositivi a bassi costi ad alte performance. Questa linea, questa tendenza ha portato all'utilizzo di tecniche quindi di ridondanza e di fault tolerance che devono essere adottate all'interno di questi dispositivi, e allo stesso tempo allo studio di architetture basate su open architecture come RISC-V, che aprono molte opportunità per questo tipo di attività. Quindi l'attività appunto di Foti è stata proprio quella, andando presso in realtà l'Università TU Delft in Olanda, di esplorare tecniche di rilevazione di
errori indotti da radiazioni che si chiamano soft error all'interno di, di questo processore RISC-V, aprendo così un dibattito e un'analisi che poi porterà a sviluppi futuri per modificare e migliorare queste architetture. Ottimo, benissimo. Quindi diamo la parola a Gabriele. Gabriele, ti chiederei forse di tenere il tuo audio il più basso possibile. È il mio? Che c'è un ritorno, penso di sì. Ok, quindi scusate. No, no, ci mancherete. Tienilo il più basso possibile, tanto da sentire giusto se interveniamo, insomma. Tanto durante la presentazione parli soltanto tu, quindi... Sì. Okay. Benissimo, allora se puoi condividere la tua presentazione. Ok. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio il professor Ottavi per la presentazione. Come si è potuto capire da questa, io ho cercato di sviluppare ho sviluppato un progetto che permettesse di analizzare gli single event effects su dei microcontrollori. Nel cuore di questa tesi partirò facendo una piccola introduzione per poi contestualizzare il progetto e spiegare come questo è stato ingegnerizzato e quindi sviluppato e realizzato. Ne mostrerò i risultati ottenuti per poi trarne delle conclusioni. Bene, io ho fatto un'esperienza nello scorso novembre presso la facoltà di ingegneria aerospaziale del TU Delft, nello specifico nella Space Distributed System, dove si ha a che vedere con l'uso dei microprocessori nello spazio. Infatti ad oggi non c'è ancora uno standard per l'utilizzo di microprocessori nello spazio, piuttosto si tende ad utilizzare microprocessori che abbiano già avuto una esperienza pregressa nello spazio. Questo perché bisogna, diciamo, cercare di evitare avere delle soluzioni a quando ci sono degli chiamati effetti radiativi. Infatti questi potrebbero compromettere definitivamente la normale operazione dei sistemi, e si può scegliere l'utilizzo di dei COTS, quindi appunto dei commercials off the shelf, o che sono essenzialmente dei componenti che non vengono ideati per lo spazio, ma piuttosto vengono tramite delle tecniche sfruttate in questo ambito, oppure dei sistemi che siano appunto hardware, cioè robusti, e che possano quindi funzionare anche sotto radiazioni. Il problema però di questi ultimi è che hanno un ingente costo e anche il test è molto problematico. Infatti la fault injection, che è la tecnica con cui si vanno ad inserire dei fault all'interno, è molto più problematica sulle seconde, mentre per quanto riguarda RISC-V, che è un ISA che è open source ed è free license, ha la possibilità di essere molto adatto a questo tipo di studi. E nello specifico la domanda che ci siamo posti all'inizio di questo lavoro era: quanto è vulnerabile un'unità specifica all'interno di un microcontrollore? Quindi abbiamo detto degli effetti radiativi, questi provengono essenzialmente, le radiazioni provengono dallo spazio, in particolar modo dai raggi cosmici e dall'attività solare. Sulla Terra vengono filtrate dalla magnetosfera e dall'atmosfera, rimanendo quindi in particolare in modo trappolate all'interno delle fasce, le cosiddette fasce di Van Allen. Quindi sulla Terra vengono filtrate, sì, ma la loro presenza non è trascurabile, in particolar modo i neutroni, il cui flusso diminuisce avvicinandosi al suolo. E quindi è necessario fare dei test e fare delle modellizzazioni tramite, per esempio, l'utilizzo di sorgenti radioattive oppure tramite l'utilizzo di acceleratori di particelle, ognuno dei quali ha i propri vantaggi e svantaggi. Quali sono però i problemi relativi agli effetti radioattivi? Essenzialmente sono due, cioè quelli con la singola iterazione, cioè la singola interazione tra particelle e dispositivo, e quelli invece che hanno vengono esposti ad un progressivo diciamo sotto radiazioni. E questi secondi, i principali effetti sono due, quelli del total ionized dose e il displacement damage, in cui il normale funzionamento viene compromesso, diciamo il dispositivo cambia le proprie caratteristiche, mentre nei primi, che vengono appunto denominati SEE, cioè single event effects, sono quelli che considereremo nel lavoro di questa tesi, e possono essere divisi in due: soft error, quindi single event offset, multiple bit offset, single event failure interrupt e single event transient, in cui possiamo considerare che ci sia un bit flip, mentre per quanto riguarda gli hard error possiamo considerare single event latch up, single event gate rupture o il single event burnout, in cui un feedback positivo può andare a compromettere definitivamente l'utilizzo di un MOSFET. Le principali soluzioni, abbiamo detto, che quindi è
l'irrobustimento, che può essere fatto tramite process o tramite design, ma abbiamo parlato prima di quali siano le problematiche di questo, e quindi altre tecniche di fault tolerance vengono utilizzate, che sono quelle essenzialmente della ridondanza temporale, informativa oppure dell'hardware. Il microcontrollore su cui ci siamo basati è stato Palpino. Palpino fa parte di una famiglia più grande denominata PALP, il cui acronimo sta a significare Parallel Ultra Low Power, quindi low power ed è adatta per applicazioni spaziali. Permette l'utilizzo di vari GPIO, UART, i 4C, di tutte queste periferiche, inoltre ha la presenza di una debug unit che può essere utilizzata all'interno, Mountain Core, basato proprio sull'architettura RISC-V, che prende il nome di RISC-V, in cui è possibile vedere che viene fatto proprio in maniera modulare, ed è la possibilità di utilizzare anche la floating point unit, che nello specifico è stata utilizzata, e tra le altre caratteristiche è stato ideato per l'IoT, infatti è low power, può essere implementato su FPGA o su ASIC, ha la possibilità di fare delle simulazioni tramite model sim, oppure l'utilizzo di segnali di event o di interrupt. Quindi qual è l'obiettivo del sistema che è stato ingegnerizzato? Era quello di osservare, abbiamo detto, una particolare unità sotto test radiativo, quindi lo scopo è essenzialmente questo, ma come bisogna farlo? Cercando di trovare una soluzione che fosse il più smart possibile e che quindi dia dei risultati non troppo, non sia non di difficile implementazione, neanche di difficile utilizzo. Quindi per fare la detection, per rilevare l'errore, si poteva utilizzare il semplice modulo, replicarlo, oppure fare una triplicazione, quindi tramite il TMR, Triple Modular Redundancy, in cui c'era poi appunto un comparatore che valutasse le uscite, che questo può essere espanso al concetto di N Modular Redundancy, in cui i moduli sono non più 3 ma N. Nello specifico è stata considerata la Triple Modular Redundancy come la migliore, o comunque quella più adatta, perché sufficiente per le nostre caratteristiche che cercavamo, in quanto mitigava l'errore e ne rilevava l'avvenuto errore, e questo segnale doveva essere gestito e come? Tramite o l'utilizzo di un counter che ogni volta si incrementasse quando questo fosse verificato, oppure tramite l'utilizzo di una interrupt dim. Entrambi potevano essere sottoposti a loro volta agli effetti dei SE, però diciamo che il counter nel contatore, nel caso in cui avesse un bit che fosse flippato, avrebbe avuto la possibilità di cambiare completamente il risultato, e quindi il risultato poteva non essere per nulla veritiero. Quindi si è deciso di optare per la interrupt routine. Quindi praticamente l'algoritmo che è stato implementato era quello di lanciare un programma, nello specifico un benchmark, che ci permettesse di essere sicuri che tutto funzionasse. A questo punto veniva fatta l'iniezione e si valutavano gli effetti. Nel caso in cui questo ci fosse stato, si entrava nella interrupt service routine, che desse tramite un dump su UART un feedback relativo all'evento che è avvenuto, per poi ritornare alla normale iterazione di una nuova della nuova iterazione e a valutare se fare una nuova iniezione di guasti oppure no, e in questo caso poi andare a valutare i risultati. Quindi è stata identificata nella ALU, che è il cuore pulsante del microprocessore, l'unità perfetta per questo tipo di analisi, e quindi è stata triplicata 3 volte in maniera affidabile, e le cui uscite sono state inserite all'interno di un blocco chiamato Water, e a cui è stato realizzato proprio all'interno della execution unit, che desse in uscita l'uscita di maggioranza, e nel caso in cui uno dei moduli fosse andato in minoranza, desse appunto l'uscita di error attiva. Quindi è stata fatta un'iniezione su uno dei 3 moduli tramite dei GPIO, e quindi è stata implementata un ulteriore hardware per permettere questo, e a questo punto è stato realizzato, è stato salvato in memoria l'handler relativo all'interrupt service routine del segnale che stiamo considerando. Palpino però considera per l'utilizzo degli interrupt una particolare unità chiamata appunto event unit, cui ingresso vanno appunto all'interrupt vector table di tutti questi vari segnali, e devono essere gestiti tramite i registri che sono all'interno presenti. Quindi per lo specifico il segnale è stato collocato alla locazione 22, e tramite questi segnali di abilitazione e disabilitazione è stato appunto gestito questo segnale. Poi a questo punto è stata fatta quindi una simulazione in cui sono state fatte più simulazioni, in cui in questa particolare è stato semplicemente fatto funzionare il microcontrollore tramite un programma, ed è stato iniettato
un guasto, è stata fermata la simulazione, è stato iniettato un guasto e poi è stato valutato se ci fosse stata il feedback o meno. Possiamo vedere anche tramite waveform che tutto funziona, infatti nel GPIO in, il primo segnale all'inizio, viene dato in ingresso il fault e viene quindi cambia il TMR data GPIO e in uscita vediamo che TMR data è proprio l'uscita quella di maggioranza che è TMR data e il segnale di error viene abilitato a 1. Allo stesso modo è stato fatto per il benchmark che è stato nello specifico scelto, è stato individuato nel core mark la soluzione ideale e di cui è stata fatta soltanto un'iterazione in questo caso poiché ha una necessità di risorse molto più importanti rispetto a quelle che si possono utilizzare con la simulazione. Per quello stesso modo è stata fatta un'analisi tramite waveform e come prima si può vedere che tutto funziona come dovrebbe e a questo punto è stato dato che c'era la possibilità di implementarlo su FPGA, è stato implementato su Zboard nella modalità standalone per vedere che tutto funzionasse e è stato quindi lanciato il programma di CoreMark su questa e in cui il numero di iterazioni individuato è stato 5000, poiché si voleva che le uscite fossero validate come definito dagli standard del CoreMark. E tramite questa analisi è stato possibile verificare che tutti i singoli VNAP set venivano sia mitigati che che erano rilevati, però quando si considerava che noi stavamo considerando soltanto che gli errori fossero di tipo transiente e non permanente, nel caso in cui questi fossero permanenti non si riusciva a ritornare al thread precedente della interrupt service routine. Quindi in conclusione possiamo dire che è stato presentato un tool che permettesse appunto di valutare questi singoli level upset all'interno di una particolare unità, che fosse una soluzione appunto smart, perché fosse quindi facile da implementare, che fosse trasparente e non andasse a compromettere il normale funzionamento del microprocessore e abbiamo detto quindi che era stata ottima per i soft error, anche per gli hard error non considerandoli permanenti, che infatti ho messo tra chiamiamoli svantaggi e tra un'altra problematica è relativa alla criticità rilevata della event unit, infatti la gestione di quei segnali potrebbe andare a non dare dei risultati estremamente veritieri. Che successivamente quindi sarebbe necessario fare un test radiativo per vederne l'affidabilità e vederne il reale funzionamento e nel caso in cui si volessero valutare anche gli errori che fossero permanenti si potrebbe utilizzare una tecnica di N-modular redundancy, in questo caso cold, in cui il modulo venisse abilitato soltanto nella necessità oppure l'utilizzo, la possibilità di utilizzare gli altri microcontrollori, per esempio il fratello maggiore di Palpino che è Palpissimo. E con questo vi ho concluso ed io ringrazio a tutti quanti per l'attenzione. Grazie Gabriele, grazie per la tua bella presentazione e chiederei alla commissione se ci sono anche in questo caso domande, osservazioni. Bene, ti potrei chiedere io quali possibili sviluppi futuri ci possono essere, ciò che hai fatto. Beh sì, perché io ho parlato di andare a fare una caratterizzazione sotto test radiativo. Il problema è che quando si sta sotto test, l'osservabilità potrebbe essere un fattore critico e quindi aumentarla potrebbe essere sicuramente molto più utile a livello di caratterizzazione, per cui il sistema che ho implementato era appunto smart perché questo segnale che viene generato potrebbe anche essere considerato di per esempio portarlo direttamente sui GPIO in modo tale che un altro modulo esterno, un altro microcontrollore esterno di cui non è sotto radiazione, potesse dare un ulteriore parametro per aumentare l'osservabilità. Sicuramente quindi è necessario andare a fare un test radiativo non appena si avrà la possibilità di fare questi test. Ok, benissimo. Sì, speriamo presto. Speriamo presto, sì. Bene, altre domande?
Bene, direi di no, Gabriele, per cui ti pregherei di togliere la condivisione, di spegnere il tuo microfono, ti ringrazio. Grazie. E il turno a questo punto dell'ultima candidata, che è Elisa Nonni. Ah, perfetto, abbiamo anche in video Aldo. La tecnologia, la tecnologia ci assiste oggi. Benissimo. Direi la mia faccia, che non è essenziale in questo momento, diciamo. Va benissimo, ti ringraziamo. Senti, se ci puoi introdurre brevemente il lavoro di Elisa. Sì, introdurre il lavoro di Elisa Nonni. Innanzitutto, il contesto in cui si sviluppa è un contesto di collaborazione all'interno dei dipartimenti, e in particolar modo sull'osservazione fatta in collaborazione con il Dipartimento di Fisica di una caratteristica saliente dei materiali che aveva presentato Dionisi prima, cioè questi materiali che sono perossidi alogenate, sono materiali nuovi che stanno presentando delle caratteristiche uniche, anche diciamo non capite, ed è proprio in questo contesto il contesto in cui si muove la tesi di Elisa. In realtà quello che abbiamo visto è un effetto peculiare, considerando che i materiali possono essere utilizzati per lo spazio come applicazioni future, e avendo delle capacità molto importanti per la conversione fotovoltaica, e abbiamo dovuto studiare qual è il loro comportamento in temperatura, andando da diciamo la temperatura ambiente fino giù a qualche decina di Kelvin. E questi materiali si comportano in maniera anomala. A un certo punto sono semiconduttori, da una certa temperatura in giù diventano dei metalli. E dunque potete capire bene che potrebbe esserci qualche problema anche nell'utilizzo come cella fotovoltaica e nello spazio, ad esempio. E allora, il problema fondamentale, questo adesso è una diciamo conoscenza a livello mondiale di questo problema, ma nessuno aveva spiegato il perché di questo fenomeno, qual è il meccanismo alla base di questo fenomeno. Ecco, Elisa ha spiegato questo, ha sviluppato il modello, ha fatto diciamo tutta una parte di ingegnerizzazione per poi mappare dei domini che vedrete si trovano in natura su un simulatore, per cui diciamo image recognition e poi tutta una parte di discretizzazione, e poi ha simulato andando a confrontare con i risultati sperimentali. Come vedete, per la prima volta io direi al mondo è riuscita a capire quello che sta succedendo, per cui non vi anticipo niente, lo vedrete nella tesi di Elisa. Grazie Aldo della tua presentazione, che ci ha ovviamente ancora di più incuriosito a questo punto. E pregherei quindi Elisa di condividere la sua presentazione. E vediamo la tua presentazione, se riesci a metterla tutto schermo. Perfetto. Perfetto. Benissimo, puoi andare, grazie. Allora, vi presento, come appena anticipato, la mia tesi dal titolo Analisi e simulazioni delle proprietà elettroottiche di semiconduttori a base di perossidi alogenate. Il mio relatore è il professor Aldo Di Carlo e i miei correlatori il professor Mattia Saufdormaur e il dottor Daniele Rossi. Le perossidi sono una famiglia di materiali ibridi organici inorganici caratterizzati dalla formula BX3. In cui A indica il catione organico, B il catione metallico e X l'anione alogeno. In particolare questa famiglia ha appunto attirato l'attenzione del mondo della ricerca scientifica grazie alla crescita dell'efficienza di conversione del 20% in appena un decennio. Inoltre sono materiali fabbricabili in forma di soluzione, quindi rendendo la preparazione complessiva semplice, economica e veloce, in quanto questi materiali sono anche molto tolleranti rispetto ai difetti. Inoltre, tra le caratteristiche peculiari troviamo una grande lunghezza dei portatori e un'eccellente mobilità. Questo lavoro in particolare si è concentrato sulla perossidite detta MAPI, composta quindi da metilammonio, piombo e iodio. A temperatura ambiente, quindi per temperature superiori a 330 Kelvin, questa ha una fase cristallina di tipo cubico,
Per temperature comprese da 330 e 164 Kelvin la fase cristallina di tipo tetragonale, mentre per temperature inferiori a 164 Kelvin la fase di tipo ortorombico. Ed è interessante notare che ad ogni fase cristallina del materiale sono associate diverse caratteristiche elettro-ottiche, quali energy gap, mobilità e permittività. Inoltre, come introdotto in precedenza, il comportamento della resistività nella MAPI è di tipo molto peculiare, in quanto possiamo trovare la coesistenza di un comportamento di tipo metallico e di semiconduttore. In particolare, come è possibile notare nel grafico a destra, avremo appunto la rappresentazione dell'andamento della resistività normalizzata rispetto alla resistività a 300 Kelvin rispetto alla temperatura. È possibile notare che avremo un picco che noi in teoria ci aspetteremo alla temperatura di transizione tra la fase tetragonale e quella ortorombica, ovvero a 164 Kelvin, ma in realtà dati sperimentali su appunto un campione di perovskite lungo 130 cm e con sezione 30 micron per 150 mm, quindi un campione tridimensionale, portano risultati di questo tipo, ovvero avremo una presenza di picchi a temperature inferiori a quella di transizione di fase e inoltre la dipendenza della posizione del picco dalla tensione di polarizzazione. Questo indica appunto che la fase tetragonale in realtà permane per temperature inferiori a quella di transizione. Allo scopo di studiare appunto la distribuzione dei domini delle due fasi è stata operata una modellizzazione strutturale del dispositivo e una conseguente appunto parametrizzazione elettrica su un dispositivo appunto di dimensioni di 74 micron per 54 micron, quindi volevamo studiare una parte della sezione della perovskite utilizzata in letteratura, partendo però da delle mappe dei domini trovate in letteratura che sono state ottenute tramite spettroscopia a raggi X. Partendo da queste si è poi appunto operata una struttura geometrica dei domini per simulare poi tramite il modello Drift Diffusion in TiberCAD l'andamento delle proprietà di questo materiale e procedere poi con una appunto analisi della resistività. Quindi, partendo dall'immagine originale in cui in blu è indicata la fase ortorombica e in rosso quella tetragonale, in MATLAB è stato sviluppato un software in grado di poterci dare la struttura geometrica delle interfacce tra i vari domini. Questo processo appunto ha permesso un sottocampionamento dei punti che vanno a descrivere l'immagine, in questo caso i punti considerati sono la metà di quelli originali, e in uscita è possibile osservare come in rosa sia rappresentata la fase ortorombica e in verde quella tetragonale. E appunto è possibile notare come ci sia una buona rappresentazione a partire dall'immagine originale. Inoltre nel software Gmesh è stato possibile realizzare una griglia che permettesse tramite il metodo degli elementi finiti la stima dei parametri. Inoltre è possibile notare che è stata effettuata un'ottimizzazione della mesh tramite dei nodi detti tractor nodes, in particolare intorno alle regioni di interfaccia tra le regioni, e questo è stato necessario per una stima più precisa dei parametri di simulazione. Inoltre, a partire dal appunto i dati sperimentali, quindi le mappe ottenute per temperature discrete trovate in letteratura, si è proceduto tramite un raffreddamento del campione da 164 Kelvin fino a 80 Kelvin e un riscaldamento da 80 Kelvin fino ai 164. Risulta evidente un comportamento isteretico del materiale, infatti le mappe alle stesse temperature per raffreddamento e riscaldamento non coincidono e questo è dovuto alla fusione dei grani di perovskite che, essendo più grandi in fase di riscaldamento, hanno più difficoltà ad effettuare la transizione di fase. È stata poi operata una parametrizzazione preliminare per la stima dei parametri alla temperatura di 300 Kelvin. In particolare è stata stimata la resistività a temperatura di 300 Kelvin e la densità del livello di doping, pari a 5.5 per alla 14 cm alla meno 3. Successivamente, tramite simulazioni di FT, sono stati ottenuti i livelli di energy gap per le varie fasi, in quanto in letteratura erano presenti soltanto per la fase cubica.
e successivamente è stata scelta la funzione lavoro dei contatti pari a meno 3.9 electron volt, valore molto simile, molto vicino appunto, al minimo del valore della banda di conduzione. Questo processo è necessario per simulare il comportamento di un contatto ohmico attraverso un contatto Schottky, in maniera tale da poter appunto investigare la resistività del materiale andando poi ad evitare il contributo di resistività dovuto ai contatti. Quindi le simulazioni sono svolte ponendo i contatti prima sul lato lungo del dispositivo, ovvero 74 micron, e poi sul lato corto, quello di 54 micron. In tabella sono poi riportati i valori utilizzati per le simulazioni per le fasi ortorombico e tetragonale, in cui il livello energetico dei donori per la fase ortorombica è stato fissato a 0,175 electron volt e per la fase tetragonale a 0,15 electron volt. Inoltre il modello di mobilità utilizzato è di tipo esponenziale, in cui T0 indica la temperatura di 300 Kelvin e gamma è l'esponente che appunto è caratteristico della fase che stiamo considerando. In verde appunto è indicato l'andamento della mobilità per la fase ortorombica e in rosso quello per la fase tetragonale, mentre la linea tratteggiata indica l'andamento stimato della mobilità per la fase tetragonale oltre la temperatura di transizione. Quindi a seguito delle simulazioni effettuate è stato possibile appunto graficare l'andamento della resistività per le varie mappe che avevamo. Per temperature superiori a 164 Kelvin le due curve coincidono in quanto la fase è completamente tetragonale per entrambi e per temperature inferiori a 80 Kelvin la mappa considerata è la stessa, quindi l'andamento delle due curve coincide, mentre nel range tra 80 Kelvin e 164 è possibile notare appunto un effetto isteretico. A riprova appunto che i parametri scelti sono giusti per i dati che appunto avevamo ricavato in letteratura. Per la stima del valore di picco della resistività sono state utilizzate due funzioni di fitting, una per il lato destro della curva e una per il lato sinistro. Per il lato destro l'andamento è quello della funzione di Arrhenius di tipo esponenziale, in cui EA appunto indica l'energia d'attivazione, mentre per il lato sinistro la funzione è di tipo polinomiale e il punto di incontro delle due funzioni è stato scelto come la temperatura a cui si avrà il valore di picco della resistività. Sono poi state fatte simulazioni a diversi valori di tensione, a 2.5, 5 e 10 volt. Quindi è possibile notare che il riscaldamento e il raffreddamento, il valore del picco si ha appunto a temperature diverse. In particolare per in caso di riscaldamento il picco si ha a temperature più elevate, appunto andando a rimarcare l'effetto isteretico della perovskite. E andando ad aumentare la tensione di polarizzazione del dispositivo, quello che si nota è che c'è uno shifting verso tensioni, verso temperature più elevate del valore di resistività massimo ottenuto. Mentre tramite i dati ottenuti tramite TiberCAD è stato possibile appunto una rappresentazione della resistività tramite un altro software, ovvero Paraview. Quindi è possibile notare come varia la resistività al variare della temperatura nella fase di riscaldamento e di raffreddamento. È evidente come a seconda del dominio la resistività sia molto differente, in particolare il rosso indica una resistività più elevata, mentre in blu una resistività più bassa. Di ulteriore interesse è stato appunto la scoperta del fatto che alle regioni di interfaccia si ha la formazione di una regione di svuotamento dovuta al diverso livello energetico per i donori nella fase tetragonale ed ortorombica, comportamento appunto tipico delle giunzioni tra due semiconduttori. Inoltre, a rimarcare l'andamento della resistività nel materiale, possiamo vedere come si possono evolvere i flussi di corrente nello stesso. In questo caso, appunto, i contatti erano sul lato lungo del dispositivo, quindi il taglio effettuato era ortogonale alla direzione della corrente. È possibile notare come c'è una variazione di corrente anche in prossimità delle regioni di interfaccia dei materiali, dei due domini.
e appunto è evidente la differenza di flusso di corrente nei vari domini. Un ulteriore studio che è stato effettuato è stato appunto variare il livello dei dopanti nel dominio ortorombico per studiare l'evoluzione della resistività. In particolare è possibile notare che il trend è rimasto lo stesso, ovvero in fase di riscaldamento il picco si ha a temperature più elevate rispetto al raffreddamento, mentre per appunto un valore di dopanti molto più elevato per la fase, il livello energetico dei dopanti molto più elevato per la fase ortorombica rispetto a quella tetragonale, il valore di picco e la resistività è più elevato, e questo appunto è dovuto alla grande barriera che si va a formare rispetto al caso precedente. Quindi in conclusione, la coesistenza della fase tetragonale a temperature molto più basse rispetto a quella di transizione va ad influenzare in maniera molto importante il comportamento del dispositivo, in accordo con i dati mostrati in letteratura. Inoltre è stato possibile studiare appunto i processi steretici che caratterizzano la MAPI, e lo script MATLAB realizzato per la generazione della mesh ha mostrato una grande flessibilità, tanto che è stato già utilizzato in diversi contesti di ricerca. Tra gli sviluppi futuri possibili ci sono sicuramente simulazioni a diverse tensioni di polarizzazione e in condizioni di illuminazione, un upscaling del dispositivo e simulazioni 3D, e lo sviluppo di un modello di mobilità più affidabile, in quanto non è ancora presente in letteratura, e la generazione automatica della posizione di domini all'interno delle mappe, in maniera tale da poter effettuare un'analisi in temperatura molto più risoluta. Con questo ho concluso, grazie per l'attenzione. Grazie, grazie Elisa per la tua ottima presentazione. Grazie. E anche da un punto di vista artistico. Grazie. E allora a questo punto chiederei alla Commissione se ci sono domande, osservazioni da parte loro. Se posso, Davi. Vai Marco, perfetto. Veramente bella, complimenti. Grazie. Molto interessanti. Volevo giusto chiedere, perché tipicamente si sa che uno dei problemi è la stabilità, se sì. Questo vostro studio possa aprire delle strade per studiare meglio i fenomeni che influenzano la stabilità, perché ci sono anche fenomeni termici, per la stabilità delle perossidi. Sì, sicuramente avere una parametrizzazione che ci dice quali sono appunto i parametri che vanno ad influenzare di più i processi steretici, ci può dare una visione complessiva di appunto come si possono evolvere questi parametri nel tempo e durante i cicli di temperatura, in quanto sottoponendo il campione a diversi cicli termici si sottopone anche a degradazioni. Quindi poter studiare in maniera approfondita un processo steretico, come poter anche in futuro poter predire come si andranno a disporre i domini nelle varie fasi, ci darà sicuramente una visione di insieme di come si evolvono questi in temperatura, e anche appunto lo studio di come possiamo renderli più efficienti a livello di durata. Grazie. Grazie, grazie. altre domande? Bene, direi di no, quindi... Allora pregherei Elisa di abbandonare la presentazione, perfetto. E dunque a questo punto la commissione, coadiuvata naturalmente da tutti i correlatori presenti in questa seduta, abbandonerà adesso momentaneamente per qualche minuto appunto questa riunione per convocarci appunto su quella ristretta, e quindi prego tutti gli altri, quindi i nostri candidati laureandi e i loro amici e colleghi, di attenderci pazientemente qui, che torneremo presto con le valutazioni dei nostri candidati.
Allora, per tutti, quindi per la commissione, ci spostiamo sull'altra riunione. Grazie. Allora, buongiorno di nuovo a tutti, ben ritrovati. E vedo, perfetto, in video, benissimo, i nostri quattro candidati. Se riuscite a mantenere il vostro video, la vostra telecamera accesa, ci fa particolarmente piacere. Allora, eccoci. Eccoci finalmente giunti a questa ultima fase. Vi vedo piuttosto tesi, vabbè, i sorrisi ce li riserviamo dopo allora. La commissione si è riunita e ha deliberato che vi siete laureati alla nostra laurea magistrale. E non prendetela come dato scontato comunque, quindi e quindi direi di passare subito alla proclamazione, e mi riservo due parole successivamente. E staccate sì i vostri microfoni. Ok, allora, Simone Celli, per i poteri conferitemi dalla legge, la dichiaro laureato magistrale in ingegneria elettronica con la votazione di 103 su 110. Francesco Dionisi, per i poteri conferitimi dalla legge, la dichiaro laureato magistrale in ingegneria elettronica con la votazione di 110 su 110 e lode. Gabriele Antonino Foti, per i poteri conferitimi dalla legge, la dichiaro laureato magistrale in ingegneria elettronica con la votazione di 106 su 110. Elisa Nonni, per i poteri conferitimi dalla legge, la dichiaro laureata magistrale in ingegneria elettronica con la votazione di 110 su 110 e lode. E se il pubblico vuole riaprire i microfoni, penso che i nostri candidati si meritino un applauso. E giusto due parole. Normalmente sono sempre abbastanza emozionato anch'io come i candidati, e questa volta sono anche un pochettino commosso e mi perdonerete per questo. È stata una seduta questa qui eccezionale, e i lavori dei nostri quattro laureati, ormai stavo dicendo laureandi, diciamo laureati, sono stati non solo apprezzati come vengono sempre apprezzati dalla nostra commissione, ma particolarmente apprezzati. Sono stati quattro lavori, 4 su 4 eccezionali, e questo ovviamente ci riempie d'orgoglio. Ne siamo felici per loro, per le loro famiglie, per i loro amici e anche per noi ovviamente. E i nostri candidati, che hanno quattro storie diverse,
e hanno avuto il loro percorso e penso che tutti e quattro, chi in un modo, chi nell'altro, perché ripeto le storie sono diverse, e ci hanno creduto di realizzare questo obiettivo, superando sicuramente tante difficoltà peraltro accentuate in questo periodo che tutti stiamo vivendo in maniera sicuramente non semplice. E vi volevo fare due citazioni, peraltro che non ho mai fatto in altre occasioni, ma di due persone, di due personaggi che stimo particolarmente. E la prima è questa: il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte, solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande. Questa citazione è di Adriano Olivetti e penso che rispecchia, insomma, un pochettino il percorso di tutti quanti noi. E la seconda è la seguente: per quanti sforzi potete fare per prevedere il futuro, esso vi sorprenderà. Questo è del professor Giorgio Parisi, peraltro ex docente di fisica, un fisico teorico anche di Tor Vergata, attualmente è presidente dell'Accademia dei Lincei, e persona che conosco da una quarantina d'anni, e questo rispecchia, penso, molto, insomma, anche questa fase attuale. E tentiamo sempre di immaginare un pochettino quello che è il nostro futuro che lo dipingiamo, no? Nei nostri sogni, come, e questo ci riagganciamo un pochettino a quello che diceva Olivetti, come il più bello possibile, però tutto sommato alla fine vediamo che la realtà molto spesso, speriamo sempre, sicuramente per voi, possa sorprendervi, possa superare anche quella che è l'immaginazione. Bene, e qui naturalmente il nostro augurio è che il nostro futuro ci debba sorprendere anche positivamente per il momento difficile che stiamo attraversando, oltre naturalmente che per la vostra carriera universitaria. Bene, e a questo punto non mi dilungherei, diciamo, più di tanto, salvo fare un ringraziamento oltre agli altri. E il motivo per cui sono anche commosso, oltre che emozionato, oggi non è soltanto perché abbiamo avuto quattro tesi eccezionali, quattro studenti nostri eccellenti, ma perché tra di loro ce ne sono stati due, senza togliere ovviamente assolutamente niente agli altri, che ci mancheranno particolarmente. Sono sicuro che ci continueremo a sentire, perché sono Gabriele ed Elisa, sono stati fino a mezz'ora fa i nostri rappresentanti, due tra i rappresentanti degli studenti. E voglio sottolineare il loro impegno in questi anni, il loro impegno che è andato anche ben oltre quello che erano i loro normali compiti,
e questo fa loro sicuramente molto onore. Una cosa che sicuramente posso dire è che tante cose in questo corso di studio sono migliorate, penso, abbiamo cercato in tutti i modi di migliorarle, comunque sono cambiate e sicuramente sarebbero andate diversamente e forse non così bene se non ci fossero stati loro, come i loro colleghi che in questo momento sono in questa seduta virtuale insieme a noi, quindi un ringraziamento particolare. Un ringraziamento naturalmente anche alla commissione, ai relatori che li hanno seguiti e che hanno permesso loro di fare questi quattro lavori eccezionali. E naturalmente alla commissione e alle loro famiglie, perché penso che quando uno studente raggiunge, quando una persona in generale raggiunge così un obiettivo così bello, così prestigioso, è anche merito delle persone che ci sono dietro, quindi sicuramente delle loro famiglie che vi hanno accompagnato in questo percorso, dei vostri amici sicuramente, e anche del, naturalmente, tento ogni volta di non dimenticarmene anche formalmente, di tutte le persone che in questo Ateneo naturalmente sono state spesso dietro le quinte, come il personale delle segreterie. Bene, a questo punto non mi rimane che augurarvi un roseo futuro. Ricordo che il nostro corso di studi è risultato il primo in Italia per tasso di occupazione a 1, 3, 5 anni, 100%. E i nostri quattro studenti che abbiamo davanti praticamente ne sono la conferma. Chi già lavora, Simone già da un po' di tempo, Gabriele che sappiamo che avrà un brevissimo colloquio, e anche Lisa naturalmente e Francesco che sappiamo bene che avranno un futuro sicuramente brillantissimo. Bene, a questo punto un saluto a tutti, un grazie di nuovo e un abbraccio a tutti voi. Grazie. Professore, grazie per le parole e grazie a lei. Grazie a voi. Che questa didattica sta sempre migliorando, in particolar modo lei ci tiene a noi studenti con grande passione e questo è sempre tantissimo apprezzato, però sì. Tantissimo. Grazie. C'era Elisa che voleva rubarle il ruolo un attimo. Facciamo anche noi una citazione, questa è di Franklin Roosevelt e dice: "A smooth sea never made a skilled sailor", quindi dal mare calmo non nascono mai i bravi marinai. Benissimo, si riaggancia perfettamente. Vi ringrazio a voi e a tutti quanti naturalmente presenti di nuovo. Grazie ragazzi. Arrivederci. Grazie mille per il supporto di tutti i giorni. Ciao. Grazie mille.